E allora ragazzi, buona giornata, vi porto quella che è stata la chat, la conversazione insieme a tutti i ragazzi abbonati su Twitch. Stiamo iniziando, stanno scrivendo le domande, quindi adesso andiamo a fare un Q&A e tra l'altro i ragazzi su Twitch lo sanno bene perché abbiamo appena completato la visione di tutti gli highlights di tutte le partite della Juventus, quindi oggi pomeriggio esce anche un contenuto in cui andiamo a studiare le occasioni da gol e i gol che sono nati della Juventus per capire quali sono i punti di forza di questa Juve. Quindi vi invito a rimanere concentrati per il video di oggi pomeriggio e ovviamente a passare qui sotto in descrizione a scaricare Numero 10, l'applicazione della quale ormai il canale è sponsor, e preparatevi perché Juventus-Empoli, il post partita, arriverà proprio su Numero 10, quindi fatemi sapere se l'avete già scaricato, se vi piace, e ovviamente ci sono anche dei contest che potranno premiarvi. Passate qui sotto in descrizione per scaricare l'applicazione. E io direi di cambiare subito schermata e andare a vedere un po' quello che dicono i ragazzi. E Leonardo dice: sei appena abbonato, quindi io ti ringrazio, gentilissimo, sei felice perché sono bravo e perché merito successo, quindi sono io a ringraziare te. Nonostante tutto, sempre forza Juve fino alla fine, ma questo credo che sia un concetto che deve passare. Adesso io sul web sto continuando a leggere tante cose, io sono molto attivo sul web e vedo un sacco di persone che addirittura in questi mesi, penso abbastanza facendo i somari, continuano a dire io tifo contro e voglio cambiare qui e là. Io mi sono esposto, io cambierei allenatore, avrei cambiato allenatore da tempo, ma da qui a tifare contro, ragazzi, permetti, fare contro la squadra che si tifa è un grande fallimento, è un grande punto di non ritorno, cioè questo non succederà mai. Quindi sì, nonostante tutto, sempre forza Juve fino alla fine, perché i calciatori, i presidenti, gli allenatori, quindi i tesserati vanno, ma la Juve resta, e per quanto non sia contento in questo momento di questa situazione, non arriverò mai a tifare contro la Juventus per cercare di vedere un cambiamento. Anzi, spero che questo cambiamento possa sempre arrivare con le persone che già ci sono in Juve, anche se magari io in primis non vedo quella possibilità di fare meglio, e quindi mi auguro che ci sia intelligenza da parte di chi ha potere decisionale nel capire, nel comprendere che questa situazione non va bene, deve essere sostituita. Ecco, semplicemente questa cosa qua. Pareri su questo 3-5-2? Al momento non penso che sia futuribile, in quanto non hai esterni di ricambio. Chiesa in teoria potrebbe fare esterno nel 3-5-2, ma sempre, se è sempre corto, Di Maria può fare la seconda punta, ma panchinerebbe Milik. Allora, tra l'altro dopo Stecca aggiunge, però al momento penso che sia il modulo più corretto da fare, in quanto Danilo e Sandro, non essendo più terzini di spinta, rendono più da centrali. Io credo che tu abbia toccato un bel dubbio, cioè tanto su Danilo e Sandro sono d'accordo, cioè non sono assolutamente terzini moderni in questo momento, non sono appunto terzini di spinta, sono terzini comunque con una buona fisicità, una buona copertura. Alessandro col Toro mi è piaciuto molto, Danilo in generale mi piace da terzo di difesa, Bonucci credo che in questo momento sia abbastanza indietro a livello fisico per quello che dovrebbe essere il difensore centrale della Juve, e quindi idealmente Alessandro, Danilo, Bremer, quindi questo terzetto brasiliano, secondo me ha grosse possibilità di rendimento. Se invece pensiamo alla difesa 4, secondo me la coppia centrale migliore che abbiamo visto fino adesso è quella composta da Bremer e Danilo, con Bonucci in panchina. Quindi oggi Bonucci lo vedo un po' più indietro in generale nelle gerarchie della Juve. È ovvio che col nuovo infortunio di Bremer, anzi con l'infortunio di Bremer, con un nuovo infortunio, in questo momento la Juve deve ripartire da Bonucci per questi 20 giorni. Però l'incastro è particolare, perché tu giustamente, Stecca, dici 3-5-2, ok, allora se Cuadrado però in questo momento è in difficoltà, quindi lì chi ci metto? O De Sciglio, che però è anche lui infortunato e comunque non stiamo parlando di chissà quale livello, oppure il giocatore che più si avvicina a quella caratteristica lì è Federico Chiesa, e ci sta alla grandissima, però probabilmente Chiesa viene molto penalizzato per quello che è l'idea dell'esterno del 3-5-2 di Massimiliano Allegri, che è molto più terzino che esterno di spinta. Invece Chiesa funzionava nel 3-5-2 di Pirlo perché aveva veramente la licenza di andare su. Quindi secondo me Allegri vuole Chiesa quanto più vicino alla porta possibile, proprio per questo discorso, perché più di una volta Allegri ha detto lo vedo molto come attaccante, credo che il suo futuro sarà attaccante, perché Allegri lo vuole vicino alla porta, dove è in grado di fare la differenza con uno strappo di un certo tipo. Quindi io non credo che Allegri vedrà mai
chiesa esterno nel 3-5-2. Non credo proprio. E quindi cosa vuol dire? Che chiesa, l'unico tassellino collocabile è appunto nei due del 3-5-2, ma c'è già Di Maria che può fare la seconda punta, che a sua volta panchinerebbe Milik, quindi ti ritroveresti Vlahovic, Milik, Di Maria e Chiesa in quelle posizioni lì, e quindi dovresti sceglierne due su quattro. E allora l'idea è molto meglio probabilmente schierarti 4-3-3 e quindi sceglierne i due esterni, quindi Chiesa e Di Maria, se stanno bene, e uno tra Vlahovic e Milik. Penso che questa sia la possibilità migliore per la Juve con tutta la rosa a disposizione, che è anche un po' il discorso che faceva Allegri quando diceva con Sconcerti, il discorso del 4-3-3, quindi tre centrocampisti, Paredes, Pogba, Rabiot, Chiesa e Di Maria a servire Vlahovic, poi ovvio è venuto fuori Milik, è venuto fuori Miretti, è stato anche acquistato Kostic, quindi qualcosina di diverso anche magari nelle rotazioni ci sarà, però secondo me l'idea di partenza Allegri è davvero quel 4-3-3 lì. E quindi se parliamo di difesa 4, Alessandro Cuadrado e Danilo Bremer in mezzo. Secondo me la squadra migliore in generale della Juventus, bene o male, è Szczęsny. Alessandro, o De Sciglio, perché quello c'è, Cuadrado, Bremer, Danilo, Paredes, Rabiot, Pogba se starà bene, se no Miretti, perché secondo me Miretti è uno di quelli che fino adesso ha dato la possibilità migliore, quando tornerà a Chiesa, Di Maria e Vlahovic, con Milik, Miretti eventualmente, o De Sciglio l'altro, come riserve, come ricambi a partite in corso. È ovvio che la Juve ha talmente tanti giocatori in questo momento che è difficile immaginartela una rosa titolare, perché cioè non vedere Milik titolare in questo momento faccio un po' fatica, devo essere onesto, però probabilmente con tutte le disposizioni potrebbe partire dietro. Quindi l'unico limite, se vogliamo, è che con Alessandro, Danilo e Cuadrado hai 3 su 4 terzini praticamente in campo, e quindi non hai rotazione lì, e allo stesso tempo hai Gatti, Rugani e Bonucci che sono 3 centrali. Quindi per quello che mi pare di capire il livello del rendimento oggi della Juve, dietro siamo messi male, ma è un discorso che facevamo anche quest'estate, che insomma trova conferma in questo momento. Anche secondo te è critico il 3-5-2, perché c'è un problema dei terzini esterni, non abbiamo cambi, che è esattamente quello che ho detto in questo momento, sono molto d'accordo. Rosa Laura dice, secondo te come verrà dosato Chiesa da qui alla pausa mondiale? Come tredicesimo uomo, neanche come dodicesimo, come tredicesimo uomo, cioè mi sembra proprio quel tipo di calciatore che in questo momento Allegri cercherà di inserire un po' per volta, anche a costo di fargli fare 15, 10, 5 minuti, ma più che altro per rifargli assaggiare quello che è il tutto, perché ne parlavo anche l'altro giorno, attenzione, dopo un infortunio così pesante per Chiesa è un attimo, ma veramente un attimo, che ti molla qualcosa a livello muscolare, quindi attenzione, che per non è il fatto che torna Chiesa, allora Chiesa è tornato, no, Chiesa è tornato per essere convocabile, per ricominciare a respirare il gruppo, l'area di Juve, ma allo stesso tempo Chiesa non è tornato, quindi su Chiesa io lo vedo come tredicesimo uomo in questo momento, quindi il giocatore che entra come secondo, addirittura terzo slot, magari nello slot dei due cambi, a partita in corso, magari anche solo per un quarto d'ora, una roba del genere. Anche perché comunque Allegri abbiamo visto che i cambi fino adesso non è che li utilizza in chissà quale modo. Perché ha poca fiducia in Gatti? Non lo so. Io credo che oggi come oggi, se devo scegliere tra Gatti e Rugani, scelgo Gatti tutta la vita, perché Rugani è un giocatore che intanto è tanti anni che ha la Juve, da troppo tempo che ha la Juve, ha già fatto il suo percorso, la Juventus l'aveva anche bocciato, ha uno stipendio molto importante, va a scadenza non quest'anno ma quello dopo, quindi un giocatore che cercherei di levarmi, classe 94, anche quindi giocatore già abbastanza maturo, che ha già fatto la sua esperienza e che costa troppo per quello che è il suo status e che non può essere un titolare alla Juventus, quindi non avrei neanche un dubbio nel decidere chi far giocare tra i due. Anche perché mi pare di capire che le ultime due partite giocate da Rugani e Gatti siano state ugualmente disastrose, perché Gatti gioca col Monza, Rugani gioca col Maccabi ed entrambi sembrano molto lontani a livello di condizione. Però Gatti è un investimento, è un profilo più giovane, un profilo che ha poca esperienza in Serie A e che quindi è tutto da formare.
Oggi credo che abbia poca fiducia in Gatti, perché Gatti comunque ha fatto due partite e una l'ha fatta disastrosa. Però può crescere e deve crescere. Oggi non ha esperienza in Serie A, ma la può fare, soprattutto in un momento in cui, come dicevamo prima, lo stesso Bonucci non mi sembra così intoccabile. Anzi, però Gatti per mettere su quell'esperienza e per raggiungere quel livello ha bisogno di allenarsi, sicuramente con i più forti come sta facendo, ma anche di giocare con avversari più forti di lui. E probabilmente tutte le squadre in Serie A hanno avversari con i quali Gatti può mettersi in competizione per cercare di migliorarsi, proprio perché lui a Serie A non l'ha mai fatta. Leonardo dice: per come la vedo io, in modo semplice, gli esterni sono quelli che si stancano di più e avrebbero bisogno di poter essere sostituiti a gare in corso e ogni tanto anche fatti riposare. Certo, ma questo è un dato di fatto, cioè sull'esterno hai più porzioni di campo da coprire anche con ripetute accelerazioni, quindi assolutamente sì. Secondo me siamo da 4-3-3 per la costruzione della rosa. Però, come abbiamo visto anche, no, fino adesso con il discorso legato appunto ai gol fatti, alle partite da Juve, non è solo un discorso di modulo, anzi forse il modulo è l'ultima proprio delle discussioni da fare, quanto più un discorso di atteggiamento, di quanto rimani attaccato alla partita e di come la prepari la partita, volendo fare la tua partita e non focalizzandoti sempre solo sulle caratteristiche degli avversari. Cosa ne penso della cessione di Zaccaria e aver tenuto Fagioli? Allora, Fagioli è stato un mio ritornello tutta estate nel volerlo tenere. Poi quando si avvicinava sempre più la deadline di mercato, continuavo a dirvi: sì, però io sono per tenere Fagioli, ma se lo devo tenere come settimo, ottavo centrocampista, forse apro l'idea del prestito per cercare di farlo giocare, perché in questo momento Fagioli non sta giocando mai, non sta vedendo il campo, l'ha visto veramente pochissime volte, e anche uno come Miretti, che era partito da titolare a giocatore importante, il campo non lo sta vedendo. E quando è stato dato via Zaccaria, e insieme ad Artur nella stessa giornata, ho detto: oh, però avessimo dato via solo Artur probabilmente avrei chiesto anche la cessione di Fagioli, però se devi anche Zaccaria magari qualcosina per Fagioli si apre, soprattutto anche con l'infortunio di Pogba e tutto quello. In questo momento non è stato così. Poi Zaccaria è stato preso per Tuchel, poi Tuchel è stato esonerato, quindi in questo momento Zaccaria non sta giocando neanche là. Artur ha trovato un infortunio, quindi la Juve a centrocampo si sta ritrovando con diversi giocatori di proprietà in prestito, anche lo stesso Rovella o lo stesso Ranocchia, che sono entrambi al Monza, in cui probabilmente l'unico che sta trovando continuità è proprio Rovella, ed è un giocatore che a me piace tanto e che avrei tenuto, e forse avrei tenuto Rovella piuttosto che Fagioli, che però è CTP, quindi non ti porta via posti in lista Champions, che però poi si è liberato quel posto in lista Champions per via della cessione di Zaccaria. Quindi oggi ragiono così, cioè se la Juventus avesse avuto la certezza di dar via Zaccaria, probabilmente avrebbe ceduto Fagioli e tenuto Rovella, mi viene da dire così, poi non so se questa cosa è proprio vera oppure no. Oppure un 3-4-2-1 o 3-4-1-2 stile Tottenham di Conte, e sacrificando un po' gli esterni classici usando McKennie nei quattro di centrocampo come riserva di Cuadrado. Che non so come si possa vedere in quella... Cioè, ecco, se a gennaio mi dicono c'è la possibilità di cedere McKennie e monetizzare la sua cessione per cercare di raggiungere un esterno, lo faccio. Perché sugli esterni, o comunque in generale difesa, siamo corti, e a centrocampo abbiamo troppa abbondanza, e McKennie più delle volte viene utilizzato come esterno. Quindi se c'è a Genova la possibilità di acquistare un esterno al posto di McKennie, lo faccio assolutamente. La difesa 3 per te è imprescindibile, fortunatamente siamo vicini a Genova per agire sul mercato. Allora, ci può stare che la difesa 3 tu la veda imprescindibile? Per me no, perché questa Juve non mi sta dando la dimostrazione di essere stata costruita per giocare a 3. Però ti dico, con un giocatore in più a destra, ma volendo un giocatore che possa fare sia a destra che a sinistra, e un 3-4-2-1 lo vedo già molto meglio. Però poi in quel caso ti dico, 3-4-2-1 o 3-4-1-2 significa che il centrocampo è 2, notoriamente, per avere comunque tre giocatori offensivi. Allora Pogba dove lo ficchi? Perché con il ritorno di Pogba è ovvio che poi Pogba magari non starà bene, non sarà ancora in grado di... Senza Pogba un centrocampo 2 ci può stare tranquillamente, e può essere Rabiot Paredes verosimilmente, con Miretti che può essere quel trequartista, o se non gioca Miretti con Di Maria, Chiesa e Vlahovic, o Di Maria, Vlahovic e Milik, quello ci può stare. 3-4-2-1, devo dire la verità, mi intriga per un discorso che quei due dietro la punta, Chiesa e Di Maria, potrebbero stare veramente molto stretti per dare la possibilità ai due esterni poi di andare su,
con Cuadrado che, se prima parlavo di Chiesa tredicesimo uomo, in questo momento Cuadrado potrebbe essere il dodicesimo, acquistando anche un esterno, perché lì oggi faccio fatica a vederci un altro giocatore. Cioè, se sarà 3-4-2-1, no? Immaginiamoci Vlahovic titolare, Milik riserva, Ken e Chiesa che giocano sul centro-sinistra, Di Maria e Miretti, dato che comunque se non gioca uno gioca l'altro, come giocatore in quella posizione lì, che poi sarà o a 2 o a 1, quindi triangolo basso, triangolo basso, alto, Rabiot e Paredes, che sono magari titolari con Locatelli, e poi bisogna capire come sta Pogba, e Pogba come riserve, a sinistra c'hai Kostic ed eventualmente De Sciglio, e a destra c'hai quello che vai a comprare al posto di McKennie, e Cuadrado, e Kostic si troverebbe a suo agio, e Rabiot e Paredes secondo me si troverebbero a loro agio, e Di Maria e Chiesa si troverebbero a loro agio, Vlahovic si troverebbe a suo agio, e dietro, se riparti da quel trittico di brasiliani che dicevo prima, bisogna valutare molto Alexandro per capire se in quella posizione ci può davvero giocare o la partita col Toro è un fuoco di paglia, però bene o male, allora, a tuo agio ce li hai, però per andare in quella direzione lì secondo me ti serve per forza di cose andare a prendere un esterno a destra, perché poi tre centrali di ricambio sono Rugani, Gatti e Bonucci, e meno male c'hai la Juve abbastanza completa, senza dimenticarti anche il povero Fagioli, che in questo momento non abbiamo citato, ma perché? Perché comunque vorrebbe dire avere tanti tanti giocatori, qui magari ho lasciato anche indietro qualcun altro, però 3-4-2 mi ispira, però per fare la difesa 3 tu non puoi non andare a prendere un altro centrale, per quanto mi riguarda, scusa, un altro esterno per quanto mi riguarda, perché dopo a centrali adattando Danilo e Alexandro ci saresti, ma con gli esterni no, poi in Europa probabilmente faresti fatica, in Champions con la difesa 3, secondo me fai fatica in Champions con la difesa 3, nonostante il Chelsea l'abbia vinta una Champions con la difesa 3, però è la mosca bianca nel mare di trionfi della difesa 4, ma tu in Champions inutile che ci sto a parlare, in Serie A se riparti da quella condizione lì la tua la puoi dire molto molto tranquillamente, però allora l'ago della bilancia diventa McKennie e la sua cessione a gennaio. Eri curioso, quale incastro? Quale incastro? Ok, ero curioso, grazie, ok. Di quale incastro stavamo parlando? Ah, poi te tra l'altro, Steca, parlavi di McKennie che potrebbe essere la riserva di Cuadrado. Icoros, grazie mille per la sub. Ho visto il messaggio, grazie mille per la sub. Secondo me Cuadrado non può essere il titolare. E a maggior ragione McKennie non può essere la riserva di un Cuadrado che non dovrebbe essere titolare. Cioè, l'unico colpo, l'unica roba davvero che farei sul mercato è un esterno. In questo momento, se decidi di giocare difesa 3, allora a sinistra non intervieni perché Kostic lo vai a valorizzare lì. De Sciglio si è sempre trovato meglio a sinistra rispetto che a destra, e allora a destra Cuadrado deve essere la riserva. Infatti, come dice Icho Ross, anche perché Cuadrado ormai non si può più nemmeno calcolare vista la stagione che sta facendo, quindi servono almeno due esterni. Sì, allora può essere che ne servano due, se intendi giocare con quel modulo, certo, assolutamente. Può essere che ne servano due, però siccome Kostic nella difesa 3, l'esterno te lo fa divinamente, te lo fa divinamente l'esterno sinistro, quindi l'immagine di giocare con Kostic quasi tutta la stagione con De Sciglio riserva e arrivo a fine anno e poi mi metto a posto. Leonardo dice: next gen c'è un terzino che aveva fatto bene in America ad agosto, Barbieri, non capisco perché non lo convocano e siamo senza terzini. Beh, perché probabilmente può, cioè, allora intendiamoci, quando si parla di profili così giovani, di profili che vengono su dalla tua cantera, tra l'altro al posto di Maria, vedi che poi ne pare, c'è Sulé eventualmente oltre a Miretti che può entrare nelle rotazioni del 3-4-2-1, cioè secondo me 3-4-2-1 o 4-3-3 è la morte loro, perché scegli di giocare sempre a 3 davanti, poi col 4-3 devono essere più larghi, col 3-4-1-2 un po' più stretti perché c'è molta sovrapposizione spinta degli esterni, e scegli di giocare o difesa 4 o centrocampo a 3. Cioè il 4-3-3 e il 3-4-2-1 li vedo molto simili come ruoli, no? Però vedi qual è il punto, cioè ti sto parlando di Miretti, Sulé, Barbieri. Miretti per me è già pronto a giocare titolare, per quello che ci ha fatto vedere oggi anche in rapporto alle prestazioni degli altri centrocampisti. Però Sulé per me non è pronto per essere titolare della Juve, ma nemmeno Barbieri, sono giocatori con del potenziale. Allora, se c'hanno un titolare davanti che è giusto che giochi e che ti fa la differenza, ok, quindi cioè idealmente per me Di Maria Sulé è perfetto, quando non c'è Di Maria do la possibilità a Sulé. Invece noi, cioè piuttosto che
cambiamo modulo per metterci un altro giocatore che in questo momento vediamo più pronto, e quindi togliamo anche un po' di identità alla Juventus per un po' più di certezza. E secondo me in questo momento, avendo dei giocatori dietro che possono crescere, non è proprio giustissimo. Cioè preferirei dire, va bene, giochiamo sempre 4-3-3, va bene, giochiamo sempre 3-4-2-1, e allora largo a destra quando non c'è questo, quando non c'è Di Maria, infortunato, squalificato, turnover, gioca sulle. E invece non è così, perché allora non gioca Di Maria, gioca Milik insieme a Vlahovic. Però, cioè, tanto cambia proprio tutto, e anche il percorso di crescita del ragazzo va a complicarsi. Barbieri io non lo butterei mai nella mischia in questo momento, poverino. Cioè rischio di attribuirgli colpe magari non tutte sue. Quindi un percorso di crescita sensato è un titolare davanti che gioca sempre lui, e quando non gioca quel giocatore allora ce n'è uno dietro. Però oggi Barbieri non può essere la riserva di Cuadrado, perché Cuadrado oggi non può essere titolare. La stiamo vedendo quanto fatica sta facendo Cuadrado. Miretti per Allegri è morto. Se non fate giocare nemmeno contro l'Empoli, cioè preferisce McKennie fuori forma buona. Ma lo dicevamo prima analizzando, no, le partite che abbiamo fatto. Miretti muore nell'errore col Benfica. Cioè non lo vedi più da quella partita lì. Esce completamente dalle rotazioni. E McKennie in questo momento davvero è fuori forma. Cioè McKennie sta facendo fatica proprio perché è fuori forma in questo momento. A quanto pare però Allegri preferisce un McKennie fuori forma rispetto a un Miretti che ha fatto un errore ma anche tantissime giocate interessanti, quindi boh. Variamo modulo anziché spingere formare, ma anche perché dici Leonardo, variamo modulo anziché spingere formare alcuni giocatori a fermarsi nei ruoli che ci servono, che attenzione, per me non è sbagliato variare modulo di tanto in tanto, cioè ci può stare. Metti che quella giornata, quella settimana l'allenamento è visto particolarmente bene la coppia Milik-Vlahovic, o pensi che Milik-Vlahovic possano fare particolarmente male a una difesa che è abituata a non marcare due attaccanti veri, ci può stare a provarla. Però noi qua siamo sempre a dare la precedenza al calciatore che sai per certo che ha giocato più partite e che quindi è meno probabile che sbagli rispetto al giovane. E quando Allegri arriva e dice ci sono tanti giocatori giovani in questa Juventus e comunque il compito allenatore è anche valorizzare. Cioè il fatto che parta con Miretti quest'anno, secondo me ad Allegri dà un ottimo presupposto per insistere su Miretti. Però non è che se Miretti ti sbaglia una partita e in Champions allora lo devi accantonare. Anche perché così veramente gli fai del male, poverino. McKennie non azzecca uno stop, l'immagine lui contro il Milan che presto... Vabbè, ma contro il Milan siamo andati un po' tutti in banana, devo dire la verità, un po' tutti. Magari Miretti ha avuto un calo psicologico e ci può stare dopo l'ottimo avvio e la difficoltà della squadra, quindi preferisce tenerlo al pascolo al momento. Beh, tenerlo al pascolo è proprio la definizione di Allegri, no, sui momenti. Ma ci sta, io ti dico, anche perché dopo il Benfica, adesso cerchiamo di riassumerla, dopo il Benfica cosa facciamo? Ve le dico qua. Facciamo Juve Benfica 1-2. Monza Juventus 1-0, Juve Bologna 3-0, Juve Maccabi 3-1, Milan Juve 2-0, Maccabi Juve 2-0, Torino Juventus 0-1. Cioè in mezzo ci sono 7 partite, 7. Io capisco che ci sia stato un errore, magari che abbia anche attraversato un momento più complicato, ma Miretti stesso quando ha parlato l'aveva detto, la grande differenza dalla prima squadra alle giovanili o comunque l'under, la velocità di esecuzione delle azioni e l'apporto che devi dare a livello di testa nell'affrontare determinati allenamenti. Però è anche vero che Miretti proprio a livello meritocratico, io quando dicevo meritocrazia, perché tu vedevi le partite, Miretti era quello che ti dava di più in assoluto, ed è possibile che si passi da il centrocampista migliore per distacco che ti dà quella qualità in più al giocatore che è vero ti fa un errore importante, grosso, grossolano anche se vogliamo, col Benfica nelle ultime partite nemmeno entrare in campo se non gli ultimi 5 minuti, o col Toro tipo nemmeno entrato. Cioè secondo me ci deve essere un qualcosa in mezzo. Secondo me non si tratta di un calo psicologico, semplicemente sbagliato in partite Allegri non lo mette. Secondo me c'è bisogno di fiducia. Ecco, per me non potrebbe fare l'esterno meglio di Cuadrado,
Per me no, Miretti è un giocatore molto importante negli ultimi metri, un giocatore molto importante tra le linee, un giocatore molto bravo a smarcarsi, andare a trovare la possibilità di smarcarsi o di smarcare con un passaggio, ha una buona visione di gioco, ha un buon passaggio, non ha un grandissimo tiro, non ha una grandissima finalizzazione, ma sulla lettura del gioco invece è molto bravo. E Miretti oggi esce perché Milik fa quella roba lì, o la fa Di Maria quando Milik non c'è, cioè oggi Miretti... Nell'idea di Allegri è Milik e Di Maria, perché in quella posizione comunque ci ha messo Milik e Di Maria. Sì, però il punto non è quello. Cioè, certo che questo Cuadrado oggi, ragazzi, è poca roba, purtroppo. Il Cuadrado di oggi purtroppo è poca roba. Però Miretti non è un esterno. Poi, per dire, c'ho ancora in testa l'assist bellissimo che fa a Milik contro lo Spezia, proprio largo da destra. Perché Miretti come Chiesa, cioè sono quei giocatori di nuova generazione che comunque possono giocare quasi in tutti i ruoli, però avranno delle posizioni in cui rendono meglio. E quindi Miretti sì, è stato molto bravo, cioè può giocare anche un po' più esterno quando fa la mezzala o più decentrato quando fa il trequartista, però non è un esterno. Non è che Miretti e Allegri hanno avuto una conversazione non proprio bellissima, tra l'altro hanno litigato, no, non credo. Non credo che sia questo. Io spero che la squadra si sia ripresa, perché è vero che alcune colpe sono della squadra, ma la maggior parte delle colpe sono di Allegri, le sue decisioni e dichiarazioni. Sicuramente non ha aiutato fino adesso il rapporto che si è creato tra l'Allegri comunicatore e l'Allegri allenatore, perché ci sono oggettivamente alcune scelte di formazioni che sono inspiegabili sulla carta, però io sono sempre abituato a ragionare nella mia ignoranza, non sono allenatore, non li vedo durante la settimana, quindi se fa questa scelta immagino che possa esserci un motivo, vediamolo in partita. Però se poi il campo mi conferma che quella scelta illogica rimane una scelta illogica, ora poi fai un po' fatica a giustificarla, no? Perché se è una roba che funziona, è una roba che hai provato, è una roba che hai letto, una roba che credi che possa dar fastidio, chi se ne frega se ti piace o non ti piace, a te che sei tifoso, proprio chi se ne frega. Se però poi il campo conferma che quella lì si è rivelata una follia, boh, non si capisce. Su questo non c'è più, eppur non mettere qua... Healing, che non è proprio scritto qui, però Healing è un bel esterno. Poi rimane il discorso che facevo prima di Barbieri, cioè devi avere comunque un titolare davanti per essere una riserva. Per assurdo, su lui lo mette nei momenti peggiori anche gli ultimi 10-15 minuti. Ma infatti questa cosa è allucinante. Allegri, anche l'anno scorso mi viene in mente col Venezia, quando poi, o con la Salernitana, mi ricordo se è col Venezia o con la Salernitana, mi sembra col Venezia, quando gli fa battere anche quella punizione all'ultimo che facciamo 1-1 e lasciamo due punti indietro. Cioè, su lui non lo mette nella partita tranquilla che deve recuperare. L'ha messo con la Salernitana quest'anno, quando dobbiamo recuperare che dà quella palla dietro a Milik che poi tira. Lo mette quando la situazione è quasi disperata. Non capisco perché, ragionandoci, il giovane lo riesco ad aiutare quando la squadra è in una buona situazione, in grado anche di assorbire un eventuale errore, che se lo fa non succede niente, proprio perché è giovane e deve avere tempo di sbagliare, tempo di crescere, come hanno avuto tempo tutti quegli altri. Quindi veramente non riesco neanche io a spiegarmi questa volontà di Allegri di inserire Sulé davvero nei momenti peggiori, quando un risultato ormai è già archiviato, ma per gli altri, cioè tu difficilmente verrai fuori, o gli ultimi davvero 3-4 minuti nelle partite in cui magari tu il risultato l'hai già acquisito. Perché probabilmente la lettura che mi do è questa: Allegri in quei momenti lì teme che il giocatore possa fare un errore e riaprire la partita. Invece se fa l'errore quando la partita è compromessa, chi se ne frega, perché tanto è già compromessa. Se invece me la risolve, tanto meglio. Quindi secondo me in questo momento Allegri con Sulé sta ragionando in questo modo. Secondo me per provare il colpo di fortuna di genio alla Max dei tempi d'oro ormai andati. L'hai riassunta quasi nel modo che ho detto io l'ho detto in un'altra maniera, però sì, probabilmente perché pensa, se me la risolve, sono stato bravo a metterlo dentro... se invece la sbaglia, vabbè, mica è colpa sua, hanno sbagliato quegli altri. Però secondo me oggi è il modo opposto di ragionare per far crescere davvero un giovane, cioè per davvero intendo formarlo e fare in modo che nel giro di due stagioni sportive possa diventare davvero un titolare di questa squadra, senza bisogno che abbia
passaggi in altre squadre, magari minori, perché poi lì sono processi di valorizzazione che magari fanno anche e soprattutto altri allenatori, e dopo l'allenatore della prima squadra, la Juventus, va a massimizzare quella che è stata la crescita del giocatore all'interno di un'altra squadra. E quindi niente ragazzi, queste erano un po' le risposte alle domande del momento della Juve. Io vi do appuntamento anche oggi pomeriggio per il video riassuntivo su quello che siamo in grado di fare meglio per quanto riguarda i gol segnati. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo video.